Carlo? Ma dai, Gesù, ma come no? Ma l'assessore prima ce l'ha detto, ma anche tu ci hai detto. Ha detto ci avevi, Claudio, ha detto Allora, la mappatura delle piante, la ma il aveva la ma avete i microfoni spenti, non si sente nulla. Claudio. Pronto a dire che era tutto pronto, Conte dire avere la Io mappatura delle ti ho piante, no? detto, Allora, io. perché cioè, è una cosa. Allora, Urbano, tu sai che io sono assolutamente sempre pacato e tranquillo, non ho mai. Non mi sembra perché, però perché? Indovina perché? Perché avete insinuato tutta la sera che ci sono state. Allora, Sergio, adesso mi dispiace, noi siamo amici da una vita, ma tu hai, nel tuo discorso sembrava che sto lavoro noi non l'avessimo fatto. Cioè, sembrava come se qui, invece di dire, oh, abbiamo messo a posto una situazione piante che poteva essere davvero pericolosa. Cioè, se abbiamo girato intorno a tante cose, però, allora, se contesta, però è uscito fuori questo. Allora, se contesta una metodica, limitiamoci alla metodica. Cioè, no. Noi stiamo dicendo che il giorno Guarda, della Cotichella in non 3 ore non poteva aver fatto. è. Ma tu adesso mi dici, ha detto l'assessore Lello che era tutto pronto, ma non No, è io vero. ho Cioè, detto il perché sindaco. dobbiamo andare a Senti, ho fare detto che queste cose? te hai detto che 10 anni che non si faceva manutenzione e il sindaco non mi ha fatto finire. Ha detto io in quel momento ci ho messo dentro tutta la situazione che conoscevo e prima. Io ho detto che ci ho messo dentro, ho detto mettete. Ma vuol dire che la situazione era nota, no? Ma significa che la si tu hai detto, in quel momento ho Adesso detto, diamo la parola. metteteci dentro tutto, fate questo intervento perché non voglio che cadano le piante. Noi quello che diciamo è che questa era una situazione quindi conosciuta perché sta scritto nella proposta di delibera e quindi non c'era questa necessità della sommorgenza per tutto il territorio. Forse c'era la sommergenza per alcune situazioni e poi le altre si poteva fare una gara d'appalto che forse sarebbe costata anche meno. Poi Peverini si è chiesto quante volte quella stessa cooperativa ha preso delle gare d'appalto, se non si sa faremo un accesso agli atti, per carità. Chiaro? Sai una cosa? Guarda, io chi poteva giudicare? Io ho detto mettetemi in sicurezza le piante. Io gli ho detto chi poteva giudicare? Scusa Urbano, se fanno posto anche che ci sia una mappatura di 158 piante a rischio, no? E può esserci perché nel tempo uno che fa la manutenzione del verde pubblico lo sapranno, scusa come sta ste piante, no? Penso io. Posto questo, chi giudica? Quante sono quelle da mettere in sicurezza per garantire la sicurezza ai cittadini? Io? Ma Beverini, è finito il tempo in cui il sindaco decideva o sa? Ci sono i tecnici che decidono. Ha capito? Ha capito? Ma scusi. Vabbè, allora guarda. Allora, continuiamo, basta consigliere Peverini, 4 volte che interviene, continuiamo con gli interventi, chi non ha mai parlato, consigliere Romani, prego. Chi è già intervenuto, basta, non parla più. Dunque, intanto rispondo a Vincenzo, io non ho, Vincenzo Castriconi, io non ho elogiato l'amministrazione, poi spiego perché. Io ho detto che l'amministrazione per la prima volta aveva fatto un passo in avanti importante rispetto a tu, non è elogiare, poi dopo spiego. Non è elogiare, poi spiego, se dopo la volevo interpretare come elogio, prendila come elogio, però fammi finire l'intervento. Nel senso che in un periodo in cui, in un anno, non so quant'è che l'amministrazione si è provveduto solo a rimanere dentro a certi binari di assoluta, no, correttezza, assoluto percorso istituzionale, il fatto che qui il sindaco, e ne aveva tutto il pieno sacrosanto diritto di dire la situazione è questa,
signori, mettete la città in sicurezza in quel sistema. E mette la città in sicurezza con un verbale somma urgenza, è quello che ritengo è stato fatto. Penso che per fare un verbale di somma urgenza sia più che sufficiente mezz'ora di tempo. Credo, anche però qui, che sia stata fatta un po' troppa confusione di numeri, di cifre, di cose dette e non dette. Forse a volte dire la verità risolve un milione di problemi. Quindi nel metodo sicuramente per me qualcosa non ha funzionato, però da un punto di vista prettamente tecnico e procedurale io credo che non c'è nulla da eccepire su quello che il sindaco, come ha affermato, ha detto, e quindi da lì è nata questo debito fuori bilancio, che forse si porta dietro anche un retaggio passato, perché no? Gli ultimi anni credo che per la manutenzione del verde, grazie alla dottoressa che ora se n'è andata e che qui è sempre molto elogiata, le vecchie amministrazioni, il vice sindaco attuale sa bene che i soldi per il verde bisognava tirarli fuori, dagli oneri di urbanizzazione una volta maturato quello, una volta maturato l'altro. In poche parole, non c'erano mai soldi per il verde. Ora il vice sindaco Tini, e ce lo siamo segnato perché l'ha detto in commissione e saremo vigili su questo, dice che sul prossimo bilancio ci saranno 350.000 euro per il verde del territorio. Non è solo per il verde? Perfetto, ok, benissimo. Perfetto, ok. No, perché in commissione non era stato detto. Adesso ritorna tutto più chiaro. Benissimo, perfetto, quindi ora stiamo alla stessa situazione di sempre. Quindi i 350.000 euro, punto di domanda. L'altro aspetto è qui dove non l'elogio dell'amministrazione non c'è. Ancora una volta assistiamo, e qui abbiamo dissentito anche in commissione con parte della minoranza della quale con piacere, con situazione faccio parte, io non condivido affatto l'intervento scritto della dottoressa, che come suo costume si è parata tranquillamente, più che il sedere, no? A me che mi interessa, dico che tanto, no? Qui non c'è, poi vedremo, poi farete, il problema è vostro. E in un'amministrazione sana, e qui mi rivolgo anche al sindaco, forse chi c'è stato prima ha sbagliato ugualmente, e io me la prendo per quello che può essere la mia parte. C'è una dimostrazione di un fortissimo scollamento proprio in questa amministrazione, no? Dove alcuni dirigenti, uno qui stasera è presente, nel bene o nel male fa la sua parte e credo che non si tirava indietro prima, non si tira indietro adesso, mentre altri che poi vanno a casa perché magari stanno in debito di glicemia, ecco, scrivono per una tutela che dimostra però che cosa? Che questa macchina comunale va nel sistema che non funziona, che non va, ha le sue crepe, se le portava dietro, continuerà a portarsele dietro, e chi scrive questi pareri è una delle responsabili di questo sistema strano. Tant'è che stasera abbiamo discusso prima di un qualcosa che potevamo benissimo non discutere, perché tanto è blindato, tanto è quello, perché la signora non si può permettere di rifare i conti, perché non l'ha fatti prima e spero che martedì riusciremo a dimostrarlo, certo non li può fare adesso. Quindi io dico che
forse era, ripeto, era più giusto dire veramente come stavano le cose, no? Anche questi numeri, un giorno 48, poi 87, poi 162, è dimostrazione chiaramente di, ecco, di qualcosa che non ha funzionato. Poi si innesca un meccanismo di nervosismo e c'è chi non ha capezza più niente, come si dice alla fabrianese, però andare a discutere l'intervento che ha proposto e ha avanzato il sindaco relativamente alla sicurezza e relativamente a quello che era il problema del momento, secondo me non esiste. E non esistendo questo, ovviamente la conseguenzialità dell'atto della somma urgenza porta a questo percorso. Spezzo un'ultima lancia perché mi sento in dovere di farlo. Le gare, tutto quello che vi pare o che ci pare, però partiamo sempre dal presupposto dal territorio, di far lavorare la gente del territorio, di cercare di far rimanere sul posto queste situazioni. Io adesso non so se oltre la disponibilità immediata dell'RDM ci poteva stare anche un'altra cooperativa del posto o quello che è, e quindi non entro in questi termini. Certo, qui sta nella discrezionalità e nell'immediatezza di chi ha pensato di dover fare quel tipo di intervento. Però, secondo me, un altro passo importante che dobbiamo fare veramente su queste opere, su questi lavori, ma non solo su questi, in generale, dove possiamo, dobbiamo tornare a essere egoisti e veramente a far lavorare la gente del posto. Come Urbano col suo Made in Fabriano sta comunque cercando di esportare e di sistemare un po' da tutte le parti. Io la vedo in questa maniera. Certo, si poteva fare molto meglio. Grazie, consigliere Romani. Prego, consigliere Guidarelli. Veloci, no, l'ora basta. È tarda, la glicemia si è abbassata, è incrementato l'acido cloridrico nello stomaco, per cui un po' di acredine forse è meglio, no? Abbassarla, i toni abbassiamoli. Stiamo parlando di qualche cosa, sì, importante, ma insomma, vediamola con un occhio leggermente distaccato. Primo, le piante pericolanti non ci stanno più. A questo cittadino, che è stato più che volte, tante volte nominato questa sera, se non altro il rischio che gli casca qualcosa alla testa non ce l'ha. Il lavoro nella sostanza, come ha detto anche il consigliere Romani, ci stiamo. Nella forma poteva essere fatto meglio. Per questo motivo sarà, perlomeno per quanto mi riguarda, un voto favorevole montanelliano. Però anche tutta l'insistenza su determinate faccende. Ma prendiamo quello che c'è di positivo. No, non vedi niente, te lo faccio vedere io. Molte volte c'è stata la storiella giusta, e in qualche occasione l'ho tirata fuori anch'io, di alcune situazioni dell'apparato o del personale, eccetera, eccetera, che poi il Consiglio Comunale ha più o meno, no? Come se, quando si è trattato dei debiti fuori bilancio per le cause, eccetera, eccetera. Però la parte positiva qual è? Che il personale ha dimostrato che se vuole le cose sa farle bene, sa farle velocemente, per cui auguriamoci, Urbano, che questo sia di buon auspicio per il futuro, no? Se l'hanno dimostrato adesso, speriamo che lo facciano anche in seguito. Per quanto riguarda la gara, per fortuna che non ci ha partecipato la ditta di Firenze, perché altrimenti sarebbe costata 147.900 euro l'abbattimento di 87 piante,
senza la pulizia, quando tutto sommato questo è costato meno. Ragazzi, ritorniamo un po', no? Adesso lo scherzo dell'impiegato di turno, passatemelo, ritorniamo un po' nei ranghi. È vero, e tutti lo sappiamo, ce lo siamo detto fuori e compagnia bella, no? Però sostanzialmente, che poteva essere fatto meglio, poteva essere fatto meglio, su, questo lo diciamo a microfono aperto, non c'è nessun tipo di discussione, credo che nessuno si voglia incavolare su questo. Bene, non ci sono altri interventi, quindi sì, consigliere Peverini, c'è la risposta sui giochi. Grazie. No, in merito alla richiesta che riguardava l'eventuale perentorietà o meno del termine previsto dalla norma, la norma è l'articolo 191,3. Questa norma è stata di recente modificata da un decreto legge del fine 2012. Dico questo perché nella versione precedente si parlava di pena di decadenza. Nella nuova stesura, questa dicitura non c'è più, il legislatore ha introdotto invece il debito fuori bilancio che prima non c'era. Quindi ha rivisto completamente la procedura, l'iter procedurale, prevedendo due termini, il termine della giunta 20 giorni per l'approvazione del verbale sommorgenza e i 30 giorni dalla delibera di giunta per quanto riguarda il riconoscimento del debito fuori bilancio. Quindi da una parte sembrerebbe attenuato la dimensione perentoria che invece la norma precedente aveva, per cui anche tutta la giurisprudenza precedente ovviamente era condizionata da quella perentorietà. Il comma 4 poi in qualche modo un pochino rafforza questa diciamo così, questa interpretazione, perché dove il legislatore vuole dire dare una perentorietà, in questo caso dare anche un comportamento sanzionatorio, lo dice, e nel caso in cui il Consiglio non riconoscesse il debito, ad esempio, lì c'è un comportamento conseguenziale, diciamo, di, no? Quindi per cui in quel caso una perentorietà che derivi da una sanzione può essere intravista. A prescindere da questa, diciamo, questa mia interpretazione, che poi lascia il tempo che trova, però l'ufficio comunque, sia nel primo termine, quindi per quanto riguarda la sottoposizione alla Giunta, sia nel secondo, quindi il fatto che oggi siamo qui, si è attivato nel rispetto dei termini previsti dalla norma. Ecco, questo non so se sono stato quindi esauriente o meno nella risposta. Bene, ringrazio. Sì. Scusa Claudio, te sento anche da qua, dicendo la faurianese, strano. Allora, per dichiarazione di voto. Prego, prego consigliere Urbani. Chi mi dà risposte chiare e esaustive naturalmente non posso contraddire. Prego consigliere Urbani. Va bene, Presidente, sì, è vero, le 2:30, poi io ho pure i clienti domattina, devo lavorare presto. Dichiarazione di voto, il mio gruppo è fortemente contrario a questo atto del Consiglio Comunale che riconosce questo debito fuori bilancio, perché mi viene in mente a questo punto che se ogni aspetto che pone la mancata sicurezza ai cittadini può essere per questo utilizzato uno strumento come la sommorgenza, guardate sindaco che ce ne hai tante delle situazioni dove potrebbero scaturire problemi di sommorgenza. Il ciclista che cade su una buca e si spacca la testa può diventare sommorgenza, mia moglie che è caduta perché si è infilata i tacchi nei San Pietrini smossi a faccia avanti, si è rotta il naso, gli occhiali, si è sgramata le ginocchia, ha sbattuto il seno, avevamo dovuto portare 10 giorni all'ospedale, è una sommorgenza che può capitare a tutti. Ecco, allora è questo quello che noi riteniamo, che se lo applichi allora applico dappertutto, perché questa ma certo, è questo che non vediamo, hai capito?
Sì, io ho visto quello che succede in giro, l'erba alta sulle curve davanti alla fabbrica mia, che c'è le piante arrivate a metà strada e 80 operai non riescono a vedere se arriva un camion, arriva una macchina, non c'è nessuno che viene a fare il lavoro per la somma urgenza, capito? Allora usiamola per tutti, oppure usiamola in maniera diversa, oppure facciamo altri procedimenti, altri provvedimenti. Bene, prego consigliere Solari. Grazie Presidente. La cosa che mi fa specie è che all'inizio il vice sindaco Dini ha presentato la vicenda come una questione tecnica all'ennesima, perché oggi abbiamo parlato solo di questioni tecniche, questa è chiaramente una questione politica, però ecco, voi vi nascondete sempre dietro la tecnica. Fatto che dire, noi votiamo e siamo fortemente contrari rispetto a questa soluzione, però concludo con una battuta. Siamo contenti di sapere che a casa del sindaco non c'è due senza tre, però credo che non esista nella casa di nessun fabrianese il motto non c'è due senza 158. Grazie. Grazie consigliere Solari. Prego consigliere Arcioni. All'inizio la 158, poi la somma urgenza partecipi più forte 84 allo stesso prezzo. Allora, noi come Movimento 5 Stelle naturalmente voteremo contro. Volevo fare solo una piccola chiosa su quello che ha detto il sindaco quando parlava che poi quando ci sono i problemi con le cooperative e categorie svantaggiate vengono da lui per il lavoro. Ecco, a me piacerebbe che in futuro il Comune di Fabriano, ecco, si mettesse in condizioni di dare lavoro a queste persone e non ai presidenti delle cooperative. Grazie. Abbiamo finito con la dichiarazione. No, consigliere Peverini, se è difforme da Solari. Presuppongo non sia difforme, quindi abbiamo finito con la dichiarazione di voto, quindi andiamo alla votazione dell'atto e quindi andiamo al voto del punto numero 12 all'ordine del giorno, la proposta, la numero 133 del 21-6-2013. La votazione è aperta. Silvi, la votazione è chiusa. Presenti 22, votanti 22, astenuti 0, favorevoli 15, contrari 7. Contrari Silvi, Leli, Urbani, Peverini, Solari, Romagnoli, Arcioni. Votiamo l'immediata eseguibilità dell'atto. La votazione è aperta. No. La votazione è aperta. La votazione è chiusa, presenti 22, votanti 22, astenuti 0, favorevoli 15, contrari 7. Contrari Silvi, Leli, Urbani, Peverini, Solari, Romagnoli, Arcioni. Sono le 2:19 dell'11 luglio. Termina la seduta consigliare. Del 12 luglio. Termina la seduta consigliare.